Un saluto a tutti dal vostro Tony. Nel video di oggi voglio parlare di un argomento che ormai da oltre una settimana sta facendo veramente impazzire il web perché se ne sta parlando pesantemente e in maniera abbastanza negativa. Io inizialmente avevo l'intenzione di portare un video subito come hanno fatto la maggior parte degli YouTuber che parlano di PlayStation. Però io ho voluto aspettare un attimino anche per documentarmi un po' di più. Però di fatto questa PlayStation 5 Pro, come avrete capito dalla copertina e dal titolo, andrò a parlarvi proprio di questo, sembrerebbe avere veramente un prezzo esorbitante e quindi di questo vorrei comunque andare a parlarne in un secondo momento. Andiamo a vedere nello specifico cosa andrà a succedere con Gran Turismo 7. Porto intanto due articoli su cui mi sono documentato, così vi faccio vedere bene anche voi. Partiamo con il primo, il titolo è Gran Turismo 7 PS5 Pro Upgrade, risoluzione 8K e ray tracing a 60 fps. Quindi con la PlayStation 5 Pro Gran Turismo 7 va a fare un grande upgrade. Quali sono potenziamenti e miglioramenti di cui godrà The Real Driving Simulator? Il racing game Simcade sarà uno dei primi titoli a beneficiare della console PlayStation 5 Pro di Sony con un aggiornamento che sfrutterà la maggiore potenza grafica disponibile. Quindi, probabilmente in concomitanza con l'uscita della PlayStation 5 Pro vedremo anche un grosso aggiornamento. È ovvio che quelli come me, questo ve lo anticipo già, non farò sicuramente l'upgrade a PlayStation 5 Pro, ma probabilmente aspetterò in futuro una PlayStation 6. Non succederà nulla, sarà un aggiornamento che avrà magari anche un certo peso, però quelli che andranno a beneficiarne saranno quelli che avranno fatto il salto, l'upgrade di console. Infatti, perché i giochi sfruttino a pieno la potenza in più della console mid-gen, perché qui stiamo parlando di una mezza via tra una PlayStation 5 e una PlayStation 6, servono delle patch apposite rilasciate dallo sviluppatore del videogioco. Quindi, quelli che non supporteranno la PlayStation 5, però semplicemente si vedrà come in una PlayStation 5 normale, però nel nostro caso noi stiamo parlando di Gran Turismo 7 e quindi l'upgrade ci sarà proprio come succede su PlayStation 4 Pro, esattamente, quindi è esattamente la stessa cosa, la differenza di prezzo è un po' diversa, ma come vi ho detto andiamo a vederla dopo questa cosa. Diversamente, si avrà comunque accesso alla Game Boost, che migliora il frame rate e risoluzione automaticamente su oltre 8500 giochi del catalogo PlayStation 4 e PlayStation 5, quindi un piccolo miglioramento ci sarà, secondo me non sarà così evidente. Il salto vero sarà sui giochi che supporteranno la PlayStation 5 Pro. Upgrade, risoluzione 8K, ray tracing a 60 fps. Gran Turismo 7 è stato uno dei giochi mostrati durante la presentazione della PlayStation 5 Pro. Grazie alla nuova console il gioco potrà spingersi a limiti impensabili finora: risoluzione 8K in modalità fedeltà grafica oppure 4K 60 in modalità performance e con ray tracing migliorato della nuova console. I giocatori che attualmente utilizzano una PlayStation 5 per il gioco sapranno bene che è possibile selezionare diverse modalità grafiche. Tuttavia, il ray tracing non è disponibile durante le gare, ma solo nel GT Café, nella modalità foto e in altre situazioni. Invece, la PlayStation 5 Pro permetterà di attivare il ray tracing in tempo reale e 60 fps in full 4K mentre si gareggia. E qui, ragazzi, fanno vedere anche un video, ma Allowing non è Gran che Turismo 7 to riusciamo add a ray capire più trace di reflections tanto. between the cars in gameplay, while continuing to Però support their per target at 60 quelli come frames per me second. che That boost in ray giocano tracing is a also Gran Turismo delivering big. 7, c'è effettivamente un salto di qualità. Più o meno le stesse cose dicono anche su Motorbox. Ray Tracing Gran Turismo 7 fa il salto di qualità con una grafica più dettagliata e fluida sulla nuova PlayStation 5 Pro. Togliamo un po' di pubblicità. Mark Cerny, capo, non so se l'ho pronunciato giusto, capo del progetto PlayStation 5, ha presentato in settimana la nuova PlayStation 5 Pro, che in Italia sarà disponibile, attenzione, a partire dal prossimo 7 novembre 2024, quindi manca davvero pochissimo. Ha
un centesimo in meno di 800 euro. Quindi qui fanno il giochino per mettere il 7 davanti, come succede un po' al supermercato, 7,99,99. Se potessero, se ci fossero i millesimi, farebbero 9.999. Uno dei titoli più caldi per sfruttare appieno le potenzialità della console, come abbiamo letto anche prima, sarà una nuova versione di Gran Turismo 7 che guadagna una grafica più fluida e dettagliata con la funzione ray tracing attiva anche durante il gameplay a 60 fps. Quindi fino adesso, ragazzi, solo buone notizie, nel senso che Hi, abbiamo I'm visto Mark Cerny. solo I'm cose excited to buone. be here to talk about the newest E addition to our questa console qui lineup, è la PlayStation 5 presentazione della Pro, PlayStation 5 and how it Pro, advances gaming a cui technology. diamo But first, I un'occhiata want to veloce. take Devo just a dire che minute to comunque look dal at what we punto put di in the original vista PlayStation 5 and how it delivers an dello exceptional stile gaming non c'è un grandissimo salto dalla PlayStation 5 When normale, è PS5 più bella, è debuted in fatta bene 2020, sicuramente, it brought a parlando lot di to the estetica. table. Dopo, 8 Zen 2 CPU parlando come core salto di shone bright qualità, on the PlayStation 5 and i enabled giochi che lo high-speed supporteranno complex sicuramente gameplay avranno un with grosso character counts beneficio. reaching into the hundreds. E qui ti fanno vedere alcuni esempi and di frame rates giochi that can be che as high as 120 supporteranno frames a la PlayStation 5 Pro. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can comunque il render video dura anything quasi from 10 minuti, intricate quindi non details andiamo a vedere tutto to adesso. fantastic. Abbiamo visto sostanzialmente tutte le cose buone. Anche qui parlano del fatto che è visibile nei replay, alcuni menu e anche nella modalità foto. Quindi qui si può, c'è scritto anche pure in 8K. In questo senso, la nuova edizione di Gran Turismo 7, ottimizzata per la PlayStation 5 Pro, recupera lo svantaggio e anzi supera Forza Motorsport su Xbox Serie X, che consente riflessi ray trace durante la guida a 60 fps. Anche se la qualità dei riflessi non è così alta e la risoluzione deve essere ridotta per compensare. Sebbene Sony ancora non lo dica, pare che Gran Turismo 7 su PS5 Pro offrirà anche l'opzione di una modalità visualizzazione in 8K, ma senza ray tracing, per la gioia di chi ha una TV compatibile che ad oggi è sottoutilizzata per la mancanza di contenuti ad hoc. Questo è, come avevo detto, una sorta di panoramica generale di tutte le cose buone, tutti gli aspetti positivi, tutti i dettagli, tutto quello che può fare. Abbiamo visto la data di uscita. Andiamo però a quelle che sono le note dolenti, perché qui siamo su IGN Italia, dove dicono: chi si aspettava in tutta sincerità che Sony avrebbe annunciato la PlayStation 5 Pro con un prezzo di 799 euro? Quasi nessuno. Dopotutto, quando uscì a fine 2016, PlayStation 4 Pro costava 409 euro, ovvero solo 10 euro in più rispetto al modello base di 3 anni prima. E attenzione, perché nel 2017 Microsoft portava sul mercato Xbox One X a 499 euro, lo stesso identico prezzo di Xbox One uscita circa 4 anni prima. Quando arriverà anche in Italia il 7 novembre, PlayStation 5 Pro costerà invece quasi il doppio dell'attuale PlayStation 5 Slim e 250 euro in più di Slim, di PlayStation 5 Slim con il lettore ottico, anche se con le varie offerte odierne la versione Slim di PlayStation 5 costa ancora meno, quindi si può trovare ancora meno. In più, PlayStation 5 Pro non avrà il lettore ottico, che volendo quindi dovrà essere acquistato a parte a 119 euro nello stand per la posizione della console verticale, che Sony lo vende alla modica cifra di 30 euro, quindi 30 euro per un pezzettino di plastica. Effetto wow mancato, quindi le cattive notizie non sono mancate, oltre ovviamente al prezzo. Anche con questi due accessori, PlayStation 5 Pro arriverà quindi a costare circa 950 euro, un prezzo a dir poco discutibile, soprattutto per le novità annunciate da Mark Cerny nel breve evento di presentazione della console. Da un lato, ho apprezzato il passaggio dagli 825 giga del modello originale ai 2 tera per l'SSD, era doppio che aveva interessato ai tempi anche a PS5 Pro, mentre il Wi-Fi 7 potesse essere sfruttato da pochi, almeno per ora. Sono soprattutto i giochi al centro dell'attenzione, ma quanto fatto vedere a Sony non ha stupito un granché, per usare un eufemismo, anche perché i titoli scelti e mostrati come showcase della nuova console sono tutti già noti e stranoti ed ha mancato completamente qualsiasi effetto wow. Chi è pronto per il pre-order? Ragazzuoli, io qui, essendo che sono già andato un po' lungo con questo video, mi sento di darvi un consiglio. Poi ognuno, per come la vedo io, è libero di fare quello che vuole.
ed è giusto che uno faccia quello che vuole, non ne vale la pena, soprattutto se siete già possessori di una PlayStation 5. E soprattutto se avete una PlayStation 4, a quel punto, nel momento in cui uscirà la PlayStation 5 Pro, magari la PlayStation 5 standard si abbasserà ancora un attimino, piuttosto puntate a fare l'upgrade alla PlayStation 5, che quello sì è un upgrade, questo secondo me non ne vale la pena. Serve davvero una PlayStation 5 Pro? Questo anche per colpa di un prezzo che, torno a dirlo, faccio veramente fatica a comprendere, non perché sia elevato in assoluto, contando l'inflazione, 599 euro di PlayStation 3 al lancio nel 2007 superano i 799 di PlayStation 5 Pro, aggiungendo circa 860 euro, ma perché stiamo parlando di una console mid-gen e, come già detto sopra, le precedenti PlayStation 4 Pro e Xbox One X costavano lo stesso o poco più dei modelli di base. Quindi qui abbiamo anche delle immagini, ragazzi, del nuovo prodotto, però torniamo sempre allo stesso discorso, ragazzi. Secondo me, poi fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Intanto io faccio scorrere un po' le immagini. Secondo me non ne vale la pena. Io sicuramente al 100% non andrò a fare l'upgrade. E come avevo detto anche all'inizio del video, andrò ad aspettare, anche se dovrò aspettare altri 2 anni o quello che serve, la PlayStation 6. Se mi sento di darvi un consiglio, ragazzi, evitate di spendere un sacco di soldi, anche perché c'è anche chi lo prende come stipendio mensile 950 euro, quindi secondo me siamo proprio fuori per fuori come prezzo. Quindi evitate, secondo me, di spendere i soldi, anche se ce li avete, lasciateli da parte e teneteli lì piuttosto per una PlayStation 6. Poi, ragazzuoli, come avevo detto, voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti PlayStation, ma in generale, ma in particolare Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like così supportate il canale. Noi intanto ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un super salutone. Ciao ciao, Tony89.